Buongiorno e bentrovati con la rassegna stampa di Sardegna Live. Leggiamo insieme i titoli principali dei maggiori quotidiani regionali e nazionali che oggi lunedì 13 aprile 2015 troviamo in edicola. E partiamo come sempre dall'Unione Sarda. Un ospedale malato, pericolo crolli nel nuovo marino al Poetto, balconi e terrazzini vietati ai pazienti, si sgretolano. Lo sport a un passo dall'inferno, rosso-blu da oggi in ritiro, cresce il distacco dall'Atalanta, meno 8, il Cagliari è un passo dalla Serie B. Allarme strade, altre profonde voragini sulla 554 bis, i crolli non sono finiti, è sempre più emergenza sulla statale 554 bis, servono interventi drastici e si allontana l'ipotesi di una riapertura, seppur temporanea, per l'estate, il blitz del deputato Mauro Pili. Taglio basso, le ronde, anche le musine in chiesa, gesto necessario o intolleranza? Non tutti ieri hanno apprezzato le parole del parroco di San Paolo a Cagliari, Don Mario Steri, per a margine dell'omelia, attivo e attivo, ha detto il servizio di difesa dall'accattonaggio, nelle intenzioni del sacerdote un cordone di protezione dei malintenzionati all'uscita dalla messa, già operativo in altre tre chiese, all'esultanza di qualche vecchietta ha fatto da contraltare. Qualche mugugno. E poi qualche richiamo. A Quarto Litoraneo un percorso di guerra. Monserrato, una banda che truffava gli anziani a Carbogna inseguono un commerciante, poi l'arresto, e ad Alghero il comune giù le tasse su casa e rifiuti. E ancora lo sport, basket, Dinamo KO, quarto posto a rischio. E poi leggiamo ancora qualche richiamo, lotta al fuoco, noi pompieri senza contratto e senza futuro. E a Cagliari il ricatto sessuale finisce a botte. Vediamo la prima pagina della Nuova Sardegna, sequestri, c'è un quarto indagato, è l'uomo che ha fornito informazioni sulla donna e l'imprenditore, obiettivi della banda. Il basista della banda di presunti sequestratori è un operaio che da anni lavora sulla costa nord-orientale tra Olbia e Valle Doria, un piccolo imprenditore travolto dalla crisi che in un momento di debolezza per difficoltà economiche avrebbe raccontato quello che sapeva su due persone benestanti, Caterina Garau, anziana possidente di Valle Doria, e Paolo Grimaldi, 75enne, imprenditore di Olbia, che secondo gli inquirenti erano nel mirino della banda che progettava due sequestri. L'uomo, di cui non è ancora nota l'identità, è il quarto indagato nell'inchiesta della squadra mobile di Nuoro che ha portato all'arresto di tre olunesi. Expo, le strategie della regione. L'assessore Morandi presenta i progetti dell'isola per Milano e le nuove iniziative sull'immagine. Il mare non basta più, bisogna puntare sulla qualità della vita e le eccellenze alimentari. A centropagina la fotonotizia, la Dinamo cade a Reggio, il secondo posto si allontana, terza sconfitta di fila dei sassaresi. La cronaca, l'addio sulle note di Ligabue, tragedia di Platamona, grande folla ai funerali dei giovani Masia e Spada. Taglio basso, la protesta dei minatori, Olmedo, la solidarietà di bimbi, corteo e striscioni, il parroco accompagna i figli dei lavoratori. Nelle cronache Sassari, case popolari 2 milioni dalla regione, Serie C, Torres, doppia rimonta ma solo un pari e infine Ittiri, Prendas, folla da record alla rassegna. Vediamo le prime pagine dei quotidiani nazionali, due le notizie principali. La prima riguarda Papa Francesco, la seconda la candidatura di Hillary Clinton che dopo 8 anni torna appunto a candidarsi per la Casa Bianca. E allora leggiamo i titoli. Il Papa riapre il caso armeno, fu il primo genocidio del XX secolo, la Turchia richiama l'ambasciatore. 100 anni dopo, vergoglio, ancora oggi fratelli cristiani massacrati, irritazione di Ankara. E ancora, Stati Uniti, Obama sarà un'ottima presidente, Hillary candidata, più forte da nonna. Vediamo anche la prima pagina della Repubblica, il bonus sarà per 7 milioni di italiani. Ecco il piano per il tesoretto, Puglia 2, Forza Italia alle urne. A 100 anni dello sterminio, scontro diplomatico tra Vaticano e Ankara. Il Papa in Armenia fu genocidio, l'ira della Turchia, parole inaccettabili. Diamo un'occhiata anche alla prima pagina della Stampa, che apre proprio con il Papa e gli armeni, fu genocidio, ancora oggi tocca ai cristiani. Ira della Turchia, parole inappropriate e faziose. A centropagina, Hillary Clinton, la sfida, pronta per la Casa Bianca, l'annuncio in un video, gli americani hanno bisogno di un campione
Io voglio essere quel campione. Il giornale. Renzi lascia il Papa solo titola il genocidio dei cristiani. Francesco rompe il silenzio sullo sterminio del 1915, sempre negato da Ankara, l'ira della Turchia. Il premier italiano sta zitto e non incontra il presidente armeno per non irritare i partner islamici. Controcorrente, così si mangiano i nostri soldi, ma che risparmi? Alla ricerca i beni artistici, solo euro buttati. Vediamo la prima pagina del Fatto Quotidiano, che apre diversamente dal resto degli altri quotidiani. Piloti senza ali, titola Chi ha in mano le nostre vite, inchiesta inedita dopo la tragedia dell'Airbus sulle vere condizioni di vita e lavoro di chi guida gli aerei, stipendi all'osso, divieto di ammalarsi e controlli dimezzati, e chi alza il gomito perde la patente ma continua a volare. E infine le notizie sportive, la Gazzetta dello Sport, taglio alto, Milan solo cuore e l'Europa scappa, si interrompe la rincorsa dei rossoneri contro la Sampdoria di Mihajlovic, a Pressoriano pareggia De Jong con un tiro deviato. Sorpasso, Lazio seconda, dove osano le Aquile, derby capitale per l'accesso diretto alla Champions, Pioli centra l'ottava vittoria di fila con l'Empoli e scavalca di un punto la Roma, che fa pari col Toro, e sabato close sfida Allegri. E questa era l'ultima notizia di oggi, noi ci vediamo domani con un nuovo appuntamento con la rassegna stampa di Sardegna Live, grazie a tutti e buona giornata.